Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci con Days Gone, altra puntata per andare avanti da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Praticamente siamo tornati al campo di Iron Mike, abbiamo scoperto che tramite schizzo che Boozer ha preso una bottiglia ed è scappato, è andato da qualche parte a piedi probabilmente perché non riesce a guidare. Quindi adesso dobbiamo cercare di andare a prenderlo dove è andato. Prima di cominciare ragazzi, come di consueto, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace al video, lasciare anche un commento se vi fa piacere, condividere il video, insomma tutto quello che volete ben accetto. Sono gesti assolutamente gratuiti da parte vostra, ma per me importanti, mi supportate nella crescita del canale e anche di questa serie. Andiamo. Hai qualcosa da dire? Ricky, ci sei? Qualcosa non va. Boozer è uscito, ma non è ancora tornato. Merda, lo stai cercando? Ti serve aiuto? No, non c'è problema. Andiamo a cercare Boozer, vediamo dove è andato. Boozer, sei lì? Boozer? Sì, Dick, sì. Briaco. Dove sei finito? Ormai è quasi buio. Dove? Sono alla fattoria. Alla fattoria. Ok, aspettami lì, sto arrivando. Certo, resto qui. Ho capito. Nessun problema, sono alla fattoria. Ok, ecco la fattoria. Secondo Ricky, la squadra è qui. Boozer! Ci sei, Boozer? Accidenti. Ok, ecco la fattoria. Ehi, dov'è Boozer? Chi? Qui non c'è nessuno. Per oggi la squadra ha finito. No, è ancora qui. Il tipo grosso, con un braccio solo. Sì, ho capito chi intendi. È andato da quella parte, verso la vecchia fattoria. Credevo aspettasse un passaggio. Se lo vedi, digli di restare qui e chiamare me o Ricky. D'accordo, come vuoi. 250 metri, andiamo con la moto. Ma dove cavolo è andato? Che miseria. Serve la moto. Ma come uscire dall'area dalla missione, no? Ho capito, cioè. E dove devo andare? Devo andare dentro lì. Vabbè, andiamo lì con la moto. Boozer! Ci sei? Boozer! Schizzo ha detto che aveva una bottiglia di whisky. Deve essere andato a bere il suo whisky. In una di queste fattorie. Non so dove è andato. Ah, deve essere questa. Boozer! Sei qui? No. No, non è qui. Queste sono le impronte dei suoi stivali. Spero. Sì, deve essere questa. Ah, bel libro. Una bottiglia di whisky. Vuota. Un attimo. Una confezione di birra. Beh, qui ce n'è un'altra qua. Eccole lì. Zitta, zitta!
ero lisciato. Maledetto. Dov'è quella sirena? Dov'è andata? È ancora viva. È sparita, Finalmente. Ok, cosa abbiamo qui? È la pista giusta. Guarda Pietro. Ancora. Ma basta, porca miseria te. Ma no. Volevo curarmi, ma gestita male anche qua, vabbè. Deve essere andato a bere il suo whisky in una di queste fattorie. Dove ti sei cacciato, amico? Ah, deve essere questa. Boozer! Sì, deve essere questa. Ah, bel libro. Una bottiglia di whisky vuota. Un attimo, una confezione di... Dove è andata quella maledetta? Ok. Ok. Ma tanto non me la dà di nuovo fin quando Vediamo. Dove? Vado alla grande. Una bottiglia di birra vuota. La direzione è questa. Cazzo. Schizzo ha ragione. Sta tornando a casa. E a piedi. Non può essere andato lontano. Mi serve la moto. Vattene a morire. Non sta qua. Me li fa di nuovo. Me li fa arrivare tutti di nuovo. Sto maledetta. Finalmente. Cazzo. Ok, prendiamo la moto. Boozer! Boozer! Ehi, Dick! Come va, fratello? Avevi detto di venire alla fattoria, ma ho controllato e ti garantisco che non c'eri. Ma quale... Oh, l'altra fattoria, Dick. Io... Io più sono nell'altra fattoria. E insomma, ho... Ho trovato una cassetta di birra e ho pensato di fare due passi, sai? Una bella camminata al tramonto e così sono arrivato fino all'altra fattoria. Quante bestie, zio, via. Merda! Cristo, Boozer, che stai facendo? Forza, entra!
Che abbiamo qui? Altre bottiglie di birra. Vuote. Altre tracce. Ok, non sei nel granaio. Domanda, ma riesco a salire su sto... O nessuno dei due. Boozer, sei qui dentro? Boozer! Ma dove accidenti è andato? Di sopra. Piaciuto! E tanti saluti. Ok, e adesso? Qua vomitato. E altra bottiglia di birra. Il letto è bagnato. Meglio non indagare. Boozer, dove sei? Boozer! Dico, ti aspettavo per bere una birra insieme e fare due passi. Boozer, dove sei? Guardati intorno e dimmi cosa vedi. Cosa c'è intorno a te? Dammi un punto di riferimento. Ah, te l'ho già detto. Guarda che roba. Cosa? Boozer, cosa hai visto? La strada è... Porca vacca, la strada sembra sparita. È come se qualcuno l'avesse spazzata via di netto. La strada è sparita? Sì, è come se qualcuno l'avesse cancellata. Sparita nel nulla. Ma dove accidenti è? Camminavo. Camminavo. E ora la strada è scomparsa. Dove stai andando, Boozer? A casa. Voglio tornare a casa. Ascolta, fermati lì. Resta dove sei, nasconditi, non farti vedere e aspetta di sentire la mia moto. Arrivo. Col cazzo che mi nascondo. Io voglio tornare a casa, Nick. A casa. Cazzo, Boozer. Quello cos'è? Devo cercare. Deve essere lui. Ma dove accidenti è? Queste mi serviranno. Me lo da qua, ragazzi, non lo so. Ok, vediamo. Che succede qui? Sì, eccoti qui. Da che parte? Centro. Impronte di stivali. Bingo. Mi serve la moto. Non posso dar passaggi senza moto. Eh già, hai ragione anche te, però. Boozer, ci sei? Mi sto avvicinando. Io ho seguito le tue tracce, come mi hai spiegato. Boozer, andiamo. Resta dove sei, ok? Eccolo là, è lui. E cammina un po'. È lui. Eccolo lì! Aia. C'è un'orda lì davanti, Dick, come stai, vecchio mio? Boozer, dove vai? A casa. Ecco dove vado, casa. No, non possiamo tornare al Monte Oliri. No, col cazzo che torno al Monte Oliri. Io vado a Farewell. Merda, coraggio, dobbiamo andare. Non ci provare, fratello. No, vuoi fare a botte? Va bene, mettiti in fila dietro di loro. Che miseria. Avanti! Ok. Quindi è così? Forza, vattene, fratello! No, non penso proprio. Boozer? Eh? Amico! Boozer? La notte in cui hanno ucciso la tua donna. Che cosa ti ho detto?
Sì, che cosa ti ho detto, eh? Quando ti ho trovato a metà di una cassa di whisky che ti uccidevi di alcol. Che cosa ti ho detto? Hai preso una bottiglia e te la sei scolata. Era strapiena di whisky e mi hai detto che se volevo bere fino a crepare, tu mi avresti seguito. Perché siamo fratelli. Quindi ti ripeto, Boozer. Finisce qui. Ce ne andremo così. Meglio di no. Damos, vai. Andate! Allora vai più veloce. Wow, vai più veloce. Auto! O meglio, rotta. Le vedo, Boozer. Minchia, raga, ma non è facile qua in mezzo a ste auto, cioè. Che miseria, che pelo che gli abbiamo fatto. Aperta furiosi! Li vedo, che... Boozer! Ora c'è un raduno di furiosi qua. La miseria, è andata proprio di lusso lì, ragazzi. Questo era l'ultimo. Ce l'abbiamo fatta. Certo, hai avuto il minimo dubbio. Ehi, ehi, di. Boozer, ascolta. No, io voglio solo dirti grazie, davvero. Boozer! No, senti, ascolta un attimo. Sei venuto qui, hai salvato il culo. Un'altra volta. Sono in debito con te, fratello. No, no, Boozer, ti sbagli, è l'esatto contrario. Se non fosse per te... Sarei bene? Sicuro. Non vedo l'ora di stendermi in pranzo. E quindi che facciamo? Oh, forse siamo arrivati al secondo... No, dai, non ci credo. 12.285, 12.500, ma dai. Però io se do un po' di taglie... Dov'era la cucina? Ero al lavoro. Di qua. Il mio ultimo giorno. Dick, l'hai trovato? Sì, Ricky, l'ho trovato. Come sta? Beh, diciamo che lo aspettano i peggiori postumi della storia. Ah, i postumi. Ok, tu lo terrò presente quando passerò a trovarlo domattina alle 6. Sì, sì, grazie a Dio. Come era prima? Se lo merita. Dick, sono no, felice che stia bene. La loro mente è andata. Ricordo di aver letto qualcosa al riguardo. Allora, io gli darei un po' di cose che abbiamo. Per ora è vediamo tutto. Se riusciamo. Oh, 12.5. Forse siamo riusciti a... ad arrivare al livello 2 del campo, infatti, meno male. E quindi il braccio di Buzza. Dick, vediamo se possiamo. Dick, posso farti una domanda? No, non penso di potertelo impedire. No, ho sentito che Iron Mike e Schizzo sono venuti alle mani. Che sta succedendo? Gira voce che Schizzo voglia prendere il controllo dell'accampamento. Da non crederci. Ascolta, non credere a tutto quello che senti o corri il rischio di impazzire. Ci abbiamo questo, ma fa parecchi danni, Non ho capito se è un fucile a pompa, sì. Questo potrebbe essere, al posto del pompa potrebbe andare bene, direi. Tanto ne abbiamo di crediti. Sì, non è molto preciso, però, ma io lo prendo. Offriamo una garanzia se lo riporti entro 30 giorni, certo. Ma guai a te se ci provi. Ho tutto al massimo. Ottimo. Ecco qui. Sì, niente male. Allora, io vorrei posare adesso il fucile di Boozer a sto punto qua. Che dovrebbe essere la seconda, no, la primaria, scusate. E prendo, ce l'ho già, ok. E prendere sto dispersore, vediamo un po' cosa. Ma
Sarebbe piaciuto anche, però non ce l'ha, una pistola, questa è primaria, secondaria, c'è questa, ma... poco agitata il moncherino, non va bene secondo me. Ok. Poi andiamo dal meccanico, vediamo se possiamo fare qualcosa anche qua, come non detto, devo fare l'altra missione, vabbè. Ehi Ricky, mi serve un favore. Sì? Che vuoi, Dick? Per il braccio di Boozer. Ho visto l'uncino che gli hai costruito. È bello, ma non pensi sarebbe meglio se, al suo posto, mettessimo qualcosa come un coltello o una lama, per esempio? Aspetta. Oh, mi aiuti? Grazie. Se tu... Mi spiace, scusa. Quindi, tu vorresti che... costruissi una protesi a coltello per Boozer? Sì, lo tirerebbe su di morale, si sentirebbe più, come dire... Dovrei militarizzare Boozer? Detta così suona male, ma... Ti sto prendendo in giro, Dick. Mi sembra un'ottima idea. Devo controllare l'inventario e ti dico cosa mi manca. Ok? Ok. Bene. Lascia stare, va. Ehi, Deacon. Buzz. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Ce li ho già. Ok, la borsa. Ci stanno più munizioni. Un ottimo pezzo, bello robusto. Serbatoio, ok. Sì, sì. Durerà un bel po'. Andiamo. Aumenta la quantità di danni, ok. La tua cosa è tornata a splendere. Sì, io acquisto cosa tutto, ragazzi. Ma... No, la nitro per adesso lasciamola così. Questo. Ok. È un ottimo pezzo. Forcella anche. Mi aumenta un po' la resistenza. Ottimo pezzo, bello robusto. Adesso. Personalizziamola un po'. Durerà un bel po'. Le ruote aumentano un po' la resistenza. La tua moto è tornata a splendere. Terminale di scarico. Cambia niente. No, aumenta un po' la... Mi piace questo. Cosa posso offrirti? È un ottimo pezzo. Un ottimo pezzo. Treno più grosso, ok. Parafango. Durerà un bene. Bel po'. Allora, vediamo un po' se riusciamo a... Oh, a me, vabbè, io sono un appassionato del blu, ragazzi, per cui... Mi spiace, ma... Vado di blu. Questo potrebbe andare bene, anche questo. Questo un po' no, mi piace di più questo, ok. La tua moto è tornata a splendere. Poi il telaio. Scuro. E il serbatoio. Non è male, direi. Questo qua. Cosa posso offrirti? Sì, certo. Ok. Direi che torna presto, adesso è già prova. Un po' più... Un po' più carrozzata, Dico, dai. John, come andiamo? Cosa vuoi? Base, come andiamo? Allora, ragazzi, vediamo un attimo cosa c'è da fare. Quindi devo aspettare. Oppure... Non ci sono l'accampamento di aereo mai. Per parlare con Ricky. Ok, dai, facciamoci questa, ragazzi. Dick, grazie a Dio. Ricky, che c'è? Conosci un certo Joshua Harper? Harp? Sì, lo conosco. Non mi sono mai fidato di quello stronzo. Se ne andava sempre in giro con una bandana nera, come un maledetto hipster. Beh, il tuo istinto non sbagliava. Ha sparato ad Elena alle spalle per una partita a carte e poi è scappato.
Porca, ora dov'è? Una pattuglia l'ha visto a sud, ma erano troppo spaventati per affrontarlo. Forse ha un appuntamento con dei randagi. Stavolta ho davvero bisogno del tuo aiuto. Ok, me ne occupo io. Ti ho segnato il punto sulla mappa. Grazie, Dick. Ok. Solo che qua conviene andarci tanto per cambiare di giorno. Vediamo un po' dov'è. È abbastanza a sud, quindi... Ok, io direi... scendiamo di mattino. Io chiudo gli occhi solo per un momento. È giorno o è notte? Mi sa che è notte, no, giorno, meno male. Ok. Si torna in azione. Facciamo rifornimento e andiamo. Vediamo se possiamo fare uno spostamento rapido. Oggi ho dell'ottima merce. Buzz, come va il campo? Sì, certo. Non so se possiamo... Sì, possiamo andare qua e poi spostarci lì, ragazzi, tanto... Massiva. Facciamo così. Vamos! Vediamo sta moto come va. Adesso è abbastanza aggressiva, eh. Abbiamo abbastanza migliorato, direi. Dovrebbe essere... Ma porca miseria. Sì, vabbè, ma... Io non c'ho tempo, eh. Ci vediamo dopo, eh. E i suoi sono diretti al Camp Creek, pare. Sicuro di farcela? Tu che ne pensi? Era solo una domanda. Passo e chiudo. Hanno chiamato la sirena, dice. Vai, facciamoli scannare tra di loro prima, poi... Spari! Ma che diavolo? Ok, Harp, non complichiamoci la vita, d'accordo? Facciamoli scannare prima tra di loro. Volete fare il lavoro al posto mio? Prego, non sarò io a fermarvi. Fatti. Ehi, hey Dick, ho un lavoretto per te. Ehi, hey Mike, che si dice? Ricky mi ha consegnato una lista della spesa, ma è per Boozer. Mi ha chiesto di chiamarti. Ok, Ricky dov'è? Da qualche parte c'entra Eddie, non faccio domande. Dice vuole serve un tubo di metallo galvanizzato, di quelli usati per le tubature degli edifici. Poi un coltello in lega di carbonio come quelli da cacciatore. Infine dei rottami di metallo. Tu ci capisci qualcosa? Ah, ok. Nemmeno io faccio domande, dai. Dico, chiudo. Ok, cosa mi serve? Un coltello, un tubo di metallo e dei rottami. Santo cazzo, Ricky. Un tubo di metallo. E non sarà un tubo qualsiasi. Forse è il caso di cercare in qualche cantiere. Aspetta un secondo. Non c'era una casa in costruzione dalle parti di Blue Forks? Ho visto qualcosa. Sarà il caso mio. L'hai trovato? Sì! Sento degli spari. Sì, uno sciame mi ha preceduto. Ma quanti sono?
Che miseria, quanti erano sti lupi, ragazzi? Sì, uno sciame mi ha preceduto, l'hanno trovato prima di me. Gesù, portami la bandana. Gli amici di Dan vogliono la prova che Harper sia morto. Sì, certo, ma non sarà semplice, diciamo. Comunque, ok, ci penso io. Erano 20 lupi, ragazzi. Porco cane, cioè, è una roba. Porco cane lupo, veramente, no. Mazza quanti, io. L'accampamento servirà. Mai visti tutti questi lupi assieme? Erano 6, 7, 8, non ho capito bene quanti fossero. Perso il conto a un certo punto, perché... Ottimo. Ok, ce n'è ancora uno qua da prendere. Uva ursina. Vabbè. Ok, andiamo giù. Sì, beh, qua ci sono anche degli orecchi, diciamo, di orecchie. Ok, a posto. Oh, Cristo, che schifo. Fatto una strage, vedi qua. So già come usarti. Ne vedo ancora uno qui, dov'è? È questo. No, ce n'è ancora uno qua sopra. Dov'è che me lo son perso? Ah, è qua. Che fai? Ti nascondi te? Non vuoi farti perquisire? Ok, direi che non c'è altro. Allora, adesso dobbiamo portare cioè la prova della morte del tizio. C'è un bel caricatore questo qua, un bel fucilozzo secondo me, almeno per... le distanze ravvicinate. Cancello, abbiamo visite. Dovrebbe essere. Dick, può passare. Ehi, un randaggio ha portato altra carne. Ehi, Ricky. Ho la bandana di Harp. Che schifo. Sì, è quello che ho detto io. Grazie, informo le persone vicine a Dan. Cacciatore di tagli, ok. Quindi adesso dobbiamo andare a prendere le... Come andiamo? Come va a base? Sempre a macinare chilometri, Le... vabbè, insomma, avete capito, ragazzi. Quello che serve per fare il braccio a Boozer. Oh, insomma. Io andrei qua, perché tanto gli altri sono tutti più lontani, quindi... Allora, facciamo rifornimento perché... Dick con St. John, qui Lost Lake, passo. Dica. Sì, Mike, sono Dick. Ho saputo che hai trovato Harp. Speravo potessi portarmelo per processarlo. Mi spiace, Mike, ma diciamo che gli erranti avevano altri piani a riguardo. Oh, merda, Ricky non mi ha detto niente. Harp non
non era l'uomo più affidabile al mondo, ma non meritava una fine del genere. Mi serviva... No. Può darsi, ma neppure Dan Lane meritava un proiettile piantato nella schiena. Giusta osservazione. Ci sentiamo, Dick. Mike, chiudo. Dobbiamo trovare quello che serve ad Eddie per fare... Cavolo, questo è armato bene però, Giovane, dove va lei? Stia qui. Non scappi. Ehi. Va tutto bene. Morirai se resti qui. No, lo mando allo Slade. Ma conosco un campo sicuro. Un accampamento? Sì, sì. Dove? Oh, ti prego, dimmi dov'è. Andrò lì. Va a Lost Lake e chiedi di Ricky Patel. Ti farà entrare. Avevo perso le speranze. Grazie di cuore, amico. Fai questo nome, Deacon. Mi conoscono. Evita le strade principali e non fermarti. Ok, usiamo un paio di... direi che possiamo riprendere la strada, allora, a questo punto qua. Andare qua, me lo da qua, quindi. Tubo delle mie brame. Dove posso trovarti di bello? Si faccia accoltellare. Qua, dovrebbe essere qua, almeno. Sì, eccolo. Questo andrà bene. Boh, abbiamo fatto. Trova la lama da caccia. Posso okay. Cercarlo. Non lo so. No, un momento, aspetta, dov'era quel negozio di articoli sportivi? Vabbè, tanto facciamo un po' di rifornimento. Che... A parte che ce l'abbiamo. Io sono ossessionato dal rimanere a piedi. Vabbè. Bene. Qua dove abbiamo trovato Lisa, come si chiamava, sì. Vediamo dov'è, ragazzi, che se possiamo... No, è qua. È qua dietro, quindi... Ce l'abbiamo subito qui. Ma chi è? C'ho da fare, guarda. Ma va, falla finita. Ora cerchiamo quel coltello. È qua? Dovrebbe essere qua. Ok, diamo un'occhiata in giro. Forse qua? Ok, cosa abbiamo qui? No, ma non ho capito se è un'altra... è un'altra... Vediamo, dove? È la pista giusta.
e tanti saluti. Mi servono rottami. Quindi un po' di rottami. Vabbè, qua troviamo. Sembra facile. Andiamo a trovare delle auto che non hanno il cofano aperto. Forse questa. Sì. Rottami. Questi dovrebbero bastare. Ok, ci siamo. Ok, non mi resta che consegnare tutto a Ricky. E vediamo cosa fa. Bene, direi che possiamo tornare. Entriamo con la moto, perché se no me la ciullano se la lascio fuori, quindi preferisco metterla dentro. Ok, fallo entrare. Bene. Ehi. Ehi. Ho quei pezzi che mi avevi chiesto. Ah, bene. Beh, ripassa e vediamo che si può fare, ok? Ah, Ricky. Grazie. Beh, ora Boozer è uno di noi. Ok, e anche questa l'abbiamo fatta. Adesso cosa abbiamo da fare? Niente. Torno all'accampamento di Ermac per parlare con Ricky, ma... ma ok, c'è una missione... No, non c'ha nessun incarico. Vabbè. Allora facciamo che dormire, ragazzi, poi vediamo se al mattino ci attivano qualcosa, non lo so. Magari devo uscire con la moto. Mi riposo solo un attimo. Coraggio. Andiamoci da fare. E diamoci da fare, dai. Sì, probabilmente dovrò uscire in moto, credo. Non so. Che non vedo. Che si dice? Niente. Che Ricky non mi dà. Non mi dà missione. Boh. Vabbè. Dico, usciamo. John, come andiamo? Come va, Buzz? Ok, ok, ti faccio il pieno. Sai dove trovarmi? Aspetta, ci penso io. Grazie. Stavo sbandando. Volevo un attimo capire, ma non ho molto, cioè praticamente non ho niente da fare, ragazzi. Non ho nulla da fare, se non fatto tutto il fattibile. Proviamo ad andare a sta iscrizione storica qua, va. Ehi, Dick, ci sei? La nuova protesi per Boozer è pronta, ho già mandato Eddie a chiamarlo. Allora. Ah, grandioso. Ricky, arrivo subito. Di, conchiudo. Non ho capito, ma cosa c'ho che mi corro da dietro? I lupi. Qualcuno mi aiuti! Non voglio morire!
Dov'è? E tanti saluti. Venga, venga. Resisti, ci penso io. Non ce la fai se resti nell'incubo. Ma c'è un campo qui vicino. Un campo? Dove? Dov'è? Dimmelo, ci vado. No, da... Diamolo da Copland. Peaceful Lake, Mark Copland, è sicuro lì. Ero spacciato per la miseria. Grazie di cuore, grazie di cuore. Davvero, grazie, grazie. Prego, prego. Non c'è di io che. Sono di Igor, da quelle parti mi conoscono. Ok, corri e resta alla larga dalle strade. Vabbè, vediamoci sta lapide. No, lapide, sta iscrizione. 45esimo parallelo. La moto, scusate. Allora, beh, a questo punto qua tornerei da Ricky. Andiamo col trasferimento veloce, ragazzi, perché sennò... Entriamo. Lo conosco, fallo passare. Certo che mi conoscono, io. Tu credi che i furiosi ricordino qualcosa della loro vita? Come era prima? Quindi dove devo andare? Da Iron Mike. Tutti dall'Alzheimer, ma incazzati neri, con una forza sovrumana e desiderosi di sbudellarti. Però, ma perché non lo vedo sto... Il giorno del contagio, prima che la città sprofondasse nel caos... No, lo vedo, ma è lì. Ero alle scuole elementari di Farewell. Sembra incredibile, però... Stavo insegnando a leggere a un branco di mocciosi prima. Quindi posso andarmi a insegnare. Qui, dove c'è la... Ok. Piega. Ok, ci sono. Fammelo fissare, ok? Così, molto meglio. Ok. Ehi, fratello! Guarda cosa ha fatto Ricky. Cosa? Un nuovo giocattolo. Merito di Dio, è davvero realtà. Molto figo, Boozer. Ehi! Sembra uno di quei... Uno dei tre moschettieri. E in guardia, figlio di un ripugnante. Ok. Forse non è stata una grande idea. Forse no. Ok. Vabbè. Ok, e ci siamo. Quindi guida a destinazione, ti serviva una mano. Quindi abbiamo quest'altra da fare. Vabbè, comunque ragazzi, io direi che per questo episodio ci fermiamo qua. Nel prossimo poi andiamo avanti e vediamo cosa ci toccherà fare. E prima di salutarci, come di consueto, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace al video, condividere il video e se vi fa piacere anche lasciare dei commenti, un commento. Sempre cosa gradite, sarò felice di rispondervi. Per voi sono gesti assolutamente gratuiti, non hanno nessun costo, non hanno nessun impegno, ma per me sono importanti, mi supportate nella crescita del canale e anche di questo video. Detto questo, grazie a tutti per aver visto questa puntata e alla prossima. Ciao.